Sairam, siamo pronti per iniziare il prossimo programma. Quindi chiederei al dottor Harvey di presentare il nostro prossimo ospite. Sairam, once more, and Sairam a tutti. Ora presentiamo il primo importante conferenziere. Perché abbiamo degli ospiti d'onore in una conferenza? Perché ci sforziamo di cercare di trovare in tutto il paese persone che hanno avuto molte esperienze, molte attività spirituali? È necessario per noi ascoltare un grande conferenziere in modo da poter apprezzare pienamente gli insegnamenti di Dio? Oppure no? Come abbiamo sottolineato prima, ognuno di noi ha una comunicazione diretta con il Signore. E lui molte volte ha detto, Swami, che non ha bisogno di passare attraverso intermediari. Quindi dovremmo tenere sempre a mente questo, che noi siamo tutti i suoi figli e che ognuno di noi è una scintilla piena, piena del divino. E nel momento in cui siamo consapevoli di questo, quella scintilla si espande sempre di più e infine noi diventiamo consapevoli della nostra realtà. Cioè che siamo un tutt'uno con ogni cosa nell'universo. Però questa cosa è un processo e, come uno dei precedenti conferenzieri ha puntualizzato, questo processo spesso implica diverse vite e in questo processo ci sono dei segnali, ci sono delle cose che possono aiutarci ad andare oltre e ad evitare di cadere nelle insidie e nelle trappole. Se noi ci trovassimo in una comunità straniera in qualche parte del mondo e cercassimo di trovare la nostra via, e se incontrassimo qualcuno che è già passato o che è molto più avanti lungo il nostro stesso sentiero, naturalmente avrebbe molto senso ascoltarlo attentamente. E Swami ci ha puntualizzato che abbiamo molte persone che hanno molta esperienza. Egli ha dato ad ognuno di noi alcuni talenti e ci ha dato una certa responsabilità, e l'ospite di oggi ha avuto una responsabilità eccezionale, una responsabilità tale che si è caricato sulle spalle, così bene che proprio il modo in cui ha incontrato questa responsabilità non è essa stessa un'ispirazione? Essa stessa è una lezione. Egli è un individuo raro a trovarsi, nel senso che addirittura quando era giovane aveva una forte desiderio di conoscere Dio, di trovare Dio, e divenne in breve tempo disincantato sulle cose che normalmente tendono ad attrarre ed eccitare un giovane e non solo. Quindi lui partì alla ricerca di Dio molto molto presto, all'età di 16 anni. È stato detto che lui è l'occidentale che ha avuto il più grande contatto e il maggior numero di conversazioni con Sri Satya Sai Baba. Non proprio una conversazione nel senso di essere in grado di scambiare pensieri ed esprimere la sua ammirazione e ottenere una guida, ma di andare a fare delle domande molto profonde. E come vedrete, se ancora non lo conoscete, lui non si accontenta di risposte superficiali, lui vuole andare in profondità, e nella sua forma di amicizia e devozione per il Signore, lui è in grado di insistere per avere sempre più chiarificazioni. E ciò che il dottor Hislop tenta di fare è di trarre vantaggio da questa rara opportunità. Questa rara opportunità che Swami gli ha dato per ottenere risposte a domande per tutti noi.
E nel giro di soli 2 mesi egli ha ottenuto nella sua vita una pietra miliare, che è il suo 90° compleanno. Ha raggiunto una pietra miliare, che è il suo 90° compleanno. Tuttavia, egli mostra il vigore, l'intensità e la stessa determinazione di un giovane di 16 anni, che parte alla ricerca di Dio. Come avete visto nel programma, gli è stato dato da Baba la responsabilità di avviare l'organizzazione Satya Sai nel Nord America, inclusi gli Stati Uniti, il Canada e il Sud America. Egli continua ancora adesso a viaggiare intorno al globo, senza un momento di sosta. E quando egli va in un posto, come l'Australia, per esempio, egli ci sta per 10 giorni, forse 2 settimane, e naturalmente tutti vogliono trarre pieno vantaggio dalla sua presenza. E così egli fa 15, 16, 17, 18 diversi discorsi in pochissimo tempo. Egli ha un'energia tremenda, ma naturalmente il motivo di tutta questa energia è perché essa viene direttamente dal Signore. Ed egli è davvero capace di ottenere dal Signore direttamente, grazie alla sua intensità e al fatto che egli pratica tutto ciò di cui parliamo spesso. Potrei andare avanti ancora, ancora e ancora, e noi amiamo molto parlare del dottor Hislop, perché egli è davvero un dono per noi, fatto da Baba, ma sarebbe una negligenza perché gli prenderei il suo prezioso tempo. Quindi diamo ora il benvenuto a dottor John Islop. Probabilmente l'unica cosa certa che potrei dire oggi è che non ho alcuna possibilità di lasciarmi aiutare a presentarmi, visto che mi avete presentato molto bene. E quindi sono molto felice di essere qui con voi oggi, perché questo è un luogo che mi piace molto ed è uno dei miei luoghi preferiti. E penso che siano passati 7 anni dall'ultima volta che sono stato qui. Prima di allora, prima di allora venivo qui ogni 2 anni e stavo qui per un lungo tempo, ma man mano che l'organizzazione Satya Sai ha iniziato a crescere, c'erano molte regioni nelle quali dovevo fare delle conferenze, quindi ho iniziato a spostarmi qua e là. E quindi non ho potuto venire qui per un periodo molto lungo. Ma sono molto molto felice di essere qui ancora. Il nostro argomento naturalmente riguarda i suoi insegnamenti, gli insegnamenti di Swami, riguarda anche la conoscenza di Shankaracharya. Baba ne parlò molto bene. Voi sapete che Shankaracharya, quando era vivo, aveva costruito circa 5 templi in punti specifici dell'India, nei quali ebbero molta influenza. Ed egli disse che quando appare un uomo di grande dignità, verità e compassione, pieno d'amore, pieno di simpatia, la gente poi crede in lui e gli presta molta attenzione. Ed essi accettano il suo insegnamento perché sono sicuri che l'insegnamento che nasce da un uomo simile non può che essere verità. Quindi questo è ciò che Swami ha detto. Swami è in ogni luogo e in ogni momento. Egli è il Signore dell'universo, il Signore dell'amore ed è onnipresente in tutti i tempi. Ciò significa che Egli è qui in questa stanza ora, senza alcun dubbio. Ora vi racconto una storia per illustrarvi e farvi comprendere questa cosa. Il signor McDowell e sua moglie andarono a vivere in una piccola fattoria nel Kentucky.
alcuni chilometri fuori dalla città. Ed era loro abitudine ogni pomeriggio entrare in casa per un paio d'ore per meditare. Avevano anche un cane al quale erano molto affezionati. E un giorno il cane scomparve e dopo due giorni arrivò un nuovo cane. Così loro lo adottarono e quando venne il momento per meditare, il cane fu messo dentro in un garage e le porte furono chiuse. Quindi loro andarono a fare la meditazione e quando uscirono dopo la meditazione si trovarono lì il cane in fondo ai gradini. Loro saltarono pieni di gioia e andarono a salutare il cane. E il cane è solitamente il primo devoto in una famiglia, come spesso accade. Iniziò a scendere i gradini e sbatté contro la balaustra del balcone e guardò la porta. Ed egli disse: non può essere stato Swami. La famiglia non pose attenzione. Quando andai in India, 3 anni dopo questo fatto, per la prima volta i coniugi McDowells vennero in India e fummo chiamati tutti in interview insieme. Tutti voi sapete che quando siamo chiamati in interview, sapete che a Swami piace dire qualcosa a tutti. Loro si sentivano a loro agio, non si sentivano a disagio, quindi Swami chiese loro il loro nome, come si chiamavano, da dove venivano, cosa facevano. Noi non sapevamo tutte queste cose prima, ma per mettere le persone a proprio agio, Swami faceva queste domande. Così noi e i coniugi Dowells sedemmo sulla sedia e alla loro destra c'erano 3 donne indiane sedute sul pavimento. E dopo aver parlato con loro, Swami andò verso le 3 donne indiane e si chinò verso di loro e disse a loro qualcosa con una voce che nessuno riusciva a sentire. Fu un'affermazione privata. Così la signora McDowell osservò tutto questo e pensò che Swami stesse parlando male di loro, che stesse dicendo qualcosa riguardo noi. Quindi, a colloquio terminato, la signora McDowell seguì queste 3 donne indiane fuori dalla stanza e disse loro: scusatemi una domanda, ma Swami vi stava parlando di noi? E la donna indiana disse: oh sì sì, Swami ci ha parlato di voi, ha detto queste parole. Loro pensano che io sia un cane. Intendiamoci, questo fatto accadde 3 anni dopo dall'evento che vi ho raccontato prima e ciò ci dimostra che in quella insignificante fattoria del Kentucky, per quelle 2 persone, il cane era Swami. Swami era là, con tutti i posti del mondo, perché proprio in una piccola fattoria nel Kentucky? Egli era là, egli è ovunque e in tutti i tempi. Quindi voi potete essere ora certi e sicuri che Swami è qui proprio in questo momento.